In provincia di Nuoro, così come nel resto della Sardegna, specie nel periodo estivo, si moltiplicano le sagre dedicate a prodotti tipici o in occasione di feste patronali o di eventi sportivi. Eventi spesso estemporanei che non rientrano nei circuiti del marketing territoriale, come l'autunno in Barbagio o le primavere. Sul proliferare di sagre e feste interviene con una nota la Fiat Confesercenti di Nuoro Ogliastra. Purtroppo siamo ancora obbligati a segnalare una situazione di perdurante irregolarità, sottolinea Tonino Mura, presidente onorario della Fiat Confesercenti. Secondo il nostro parere sono numericamente troppe e soprattutto sono sostanzialmente irregolari, in quanto solo una minima parte di queste rispetta le caratteristiche di promozione territoriale che dovrebbe essere alla base di questo tipo di manifestazioni. Le amministrazioni locali che autorizzano questi eventi dovrebbero essere più attente nella selezione. In troppi casi, conclude Mura, si tratta di gruppi di persone non titolari di impresa che inventano occasioni prettamente commerciali, vendute come sagre, in violazione di qualsiasi normativa di natura fiscale. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Sebastiano Rosu, presidente dei pubblici esercizi aderenti alla Confesercenti. Si tratta di una situazione oramai insostenibile che mette in difficoltà e a volte in ginocchio molti imprenditori del settore, rileva Rosu. Nel tavolo regionale che a breve discuterà le modifiche della legge regionale numero 5 pretenderemo regole più stringenti affinché le sagre tornino ad essere momenti importanti di promozione di un territorio e dei suoi prodotti e non, come succede oggi, occasione per autofinanziare questa o quella associazione.